Buonasera, anche in questa occasione voglio mostrarvi i risultati di ultime ricerche che avrete sicuramente letto su un quotidiano. Allora, io, come sapete, su questo canale ho già avuto modo di far vedere le mie analisi inerenti il caso del mostro di Firenze che ho rese pubbliche per contribuire nel mio piccolo, almeno spero di aver fornito un apporto utile a chi da anni sta cercando di far luce sulla verità. Io vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto in questi 3 mesi. Ho ricevuto tantissimi messaggi, più di quanto mi aspettassi, tutti peraltro molto appropriati e concreti. Per esempio, mi sono state inviati reportage veramente dettagliati su diverse teorie, lavori, devo dire, veramente meticolosi e precisi che ho letto con estrema attenzione. Ringrazio inoltre chi, per esempio, ha condiviso con me la sua esperienza in campo fieristico, confermando appunto la mia idea che, appunto, secondo la quale, come vi ho accennato, il fatto che la povera Nadine Morio avesse con sé dei biglietti da visita non esclude affatto l'ipotesi che se li fosse portati dalla Francia. Anzi, le testimonianze che ho ricevuto mi sono arrivate da persone che hanno avuto esperienze in fiere di diversi settori. E tutti sono stati unanimi nel constatare che negli anni 80, così come adesso, i biglietti da visita servono anche per raggiungere degli stand prefissati o per essere esibiti in caso di appuntamento, cosa che a mio avviso non fecero in tempo a fare i ragazzi francesi assaliti a Scopeti. In secondo luogo, devo assolutamente scusarmi con chi ancora non ha ricevuto il mio riscontro, ma credetemi, negli ultimi 70 giorni sono stata totalmente assorbita da quanto sto per mostrarvi. Tuttavia sarà mia premura rispondervi nel più breve tempo possibile. Ebbene, fra tutte le email ricevute sono stata contattata anche da Daniele Trinchieri, collaboratore di Francesco Amicone. Credo che già conosciate Francesco Amicone ed abbiate letto gli ultimi suoi articoli apparsi su Libero relativi alla sua indagine sul mostro di Firenze. Allora, a me innanzitutto preme specificare che con questo mio intervento non voglio né accusare persone né parteggiare per uno o per altri. Io riporto dati, ok? Riporto analisi come peraltro ho sempre fatto. Bene. Francesco Amicone è un giornalista che nel 2018 ha depositato presso i carabinieri una denuncia nei confronti di una persona in particolare, indicandolo non solo come il mostro di Firenze, ma finanche come Zodiac, il serial killer che fu attivo in America fra il 1969 e il 1970. La persona individuata da Francesco Amicone, come si può leggere dai suoi articoli, è un italo-americano che testimoniò al processo contro Pacciani e che negli anni 60-70 in America faceva parte del CID. Leggo testuale dall'articolo, appunto. Quindi il soggetto lavorava per la Criminal Investigation Division, acquartierata tra Washington DC e Falls Church, Virginia. Il CID, Criminal Investigation Division, è un dipartimento dell'esercito degli Stati Uniti che si occupa di investigare su crimini militari dell'esercito americano e allo stesso tempo quindi si occupa anche di investigare su eventi omicidiali. Questo particolare nucleo investigativo era ed è tuttora specializzato nelle indagini su delitti, quindi si concentra, fra le altre cose, sulla rilevazione delle impronte, sulle perizie calligrafiche, sull'analisi delle scene dei crimini e via discorrendo.
E quindi gli appartenenti a questa divisione hanno una particolare, anzi possiamo dire una scientifica preparazione in campo investigativo. Bene, detto questo, nel 2018, sulla base di approfondimenti sul caso Zodiac ed elementi raccolti durante i colloqui intercorsi con questo soggetto, Francesco Amicone lo individua come il serial killer che operò dapprima in America e successivamente nelle campagne fiorentine. Ecco, questo è un breve cappello introduttivo. Ma veniamo al 2020, ossia quando ho individuato la rivista che utilizzò il mostro di Firenze per la missiva anonima diretta alla dottoressa Silvia Della Monica. In quel frangente, esattamente nel mese di maggio, Francesco Amicone pubblicò un articolo su tempi.it. Io quell'articolo ovviamente lo ricordo molto bene, si trattava di un'intervista a Paolo Cochi, sebbene 12 mesi fa io quell'articolo non lo compresi molto. Ovvero Amicone accostava Zodiac alla rivista Gente, utilizzata dal Mostro di Firenze, specificando che i ritagli avessero una chiara attinenza con il serial killer americano. Vi mostro l'articolo, eccolo qua. Reperibile ovviamente online. All'epoca io lessi quell'articolo senza francamente percepire il nesso e la connessione fra il mostro di Firenze e Zodiac. Ma perché? Per due semplici motivi. Il primo è che, e lo affermo con estrema serenità e trasparenza, per me l'accostamento Mostro di Firenze Zodiac era pura fantascienza. Cioè Zodiac, il famigerato serial killer americano, cosa poteva c'entrare con il Mostro di Firenze a distanza di due continenti? Cioè, quando mai si è sentito che un serial killer opera dapprima negli Stati Uniti e poi si trasferisce nelle campagne di una tranquilla cittadina italiana, continuando la sua scia di sangue? Mai, ma nemmeno nei thriller credo si sia mai visto. Cioè, avete mai sentito nella storia della filmografia di un omicida seriale che attua i suoi crimini, che so, da San Francisco a Firenze o che da Firenze trasporta il suo bagaglio omicidiario in America? Io mai. E quindi questo cosa significa? Almeno io parlo della mia esperienza personale che ho vissuto sulla mia pelle. Ossia, se un fatto non è mai accaduto nella storia della criminologia e nemmeno la fantasia è arrivata a tanto, si è inevitabilmente portati a escludere a priori l'eventualità che un certo fatto possa accadere. Ergo, mai visto e mai sentito prima, uguale inconcepibile. Perché l'ignoto, il mai sentito prima d'ora, ha oggettivamente un peso enorme sulle nostre conclusioni e considerazioni. Certo è che io mi sono chiesto e mi domando tuttora se il fatto che un evento non sia mai avvenuto determina obbligatoriamente l'improbabilità che accada. Ma comunque, i dati che sto per esporvi non sono prove. E ripeto, non voglio muovere accuse. Tant'è che io ve le indicherò sempre come coincidenze. Ok? Quindi, dicevamo, quando lo scorso anno lessi l'articolo di Francesco Amicone che trattava la rivista, il primo motivo appunto per cui non prestai attenzione fu il fatto che l'accostamento Zodiac Mostro di Firenze era improbabile perché non vi era mai stato un caso analogo. Il secondo motivo per cui non compresi le affermazioni di Amicone, è che io nel caso di Zodiac non sapevo niente, nulla, si può dire. Sì, avevo letto qualcosa su testi che trattavano i serial killer americani, avevo visto il film, ma le due coincidenze elencate nell'articolo di Amicone non hanno in alcun modo destato il mio interesse, semplicemente perché non comprendevo. O meglio, non sapevo, non avevo mai approfondito la vicenda di Zodiac. Ecco, ci tengo a fare una precisazione fondamentale. Se nulla si sa del caso Zodiac, mai si potrà rilevare le attinenze con il mostro di Firenze. E ribadisco, questo lo affermo con totale serenità e spontaneità dopo esserci passata di persona. Va bene? Oggi il mio obiettivo
Non è quello di raccontarvi il caso Zodiac perché non mi basterebbero 24 ore, oltre al fatto che la sua storia è ben spiegata online, a cominciare da Wikipedia e da altri blog molto ben fatti che si propongono meglio di quanto possa fare io. Inoltre, il mio compito non è quello di stanare il mostro di Firenze o il killer americano. Io cerco reperti, li analizzo e ve li propongo. Questo è il mio impegno. Quindi qualche mese fa con un video vi ho esposto il percorso che ho effettuato per arrivare alla famigerata rivista. Fra i tanti mi ha contattata dapprima Daniele Trinchieri, un collaboratore di Francesco Amicone, e poi Amicone direttamente. Seppur inizialmente Daniele si è imbattuto nella mia diffidenza, la sua discreta caparbietà e la sua curiosità, però mai sopra le righe, mi hanno spinta a leggere i suoi messaggi con più attenzione, perché inizialmente trattandosi di Zodiac non avevo avuto grandi stimoli ad approfondire il significato delle sue email. In sintesi, l'interesse di Francesco Amicone era capire quali pagine avesse utilizzato il mostro, perché a suo avviso le pagine scelte dal mostro potevano contenere elementi importanti che io ovviamente in quel momento non potevo minimamente afferrare, perché appunto di Zodiac non sapevo nulla. Ecco, però da subito sono rimasta incuriosita. Perché? Perché come vi ho illustrato circa 2 mesi fa, e ribadisco quando ancora non sapevo nulla di Zodiac, uno degli aspetti che più mi ha colpito quando ho trovato la rivista è stato appurare il considerevole numero di pagine utilizzate dal mostro. Vi ricordate? Ricordate l'elenco che vi ho fatto delle pagine? Pagina 6, 19, 25, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 47, 50, 57, 78, 89, 120 e via discorrendo. Ecco, questo aspetto, che già solo a ripetersi è da rende l'idea, questo aspetto a me ha sempre colpito particolarmente. Perché? Perché per comporre la busta della dottoressa Della Monica sarebbero bastate 2 pagine, due. Il mostro ne utilizzò più di 20 e non utilizzò le prime 20 pagine a disposizione della rivista. Niente affatto. Utilizzò determinate pagine che andavano dalla 6 fino alle ultime. Tenete presente che questo numero di gente contiene 140 pagine, peraltro saltando di pala in frasca senza apparentemente un senso. E quindi a me questa cosa mi ha sempre lasciata perplessa, perché non capivo l'utilità di maneggiare, di utilizzare la rivista a quel modo. Voglio dire, per esempio, perché da questa pagina l'Italia lettera M e non la O che sta a fianco, dal momento che devi comporre la parola Monica? Ce l'hai lì, M-O. Lui invece no, ritaglia una M da qui e la O a 20 pagine di distanza, poi torna indietro di 10 pagine per altri ritagli, per passare a 40 pagine successive, dove ha a disposizione 10 ritagli utili, ma lui no, ne pizzica uno e il resto lo va a pizzicare altrove. Cioè, capite bene che questo procedimento è strano? Voglio dire, devi fare un indirizzo, prendi 2 pagine messe in croce, che sono più che sufficienti, ritagli, incolla e via. No, perché utilizzare 2 dozzine di pagine scegliendo ritagli in ordine sparso? Cioè, che senso ha? Qualcuno giustamente potrà dire, aveva tempo da perdere. Ottima osservazione che in verità ho pensato anche io, ossia che il mostro volesse godersi ogni istante e protrarre il più a lungo possibile la goduria della sua perfetta operetta. Però c'è un però, e ve l'ho esposto appunto 2 mesi fa. A me non è mai tornato il fatto che dapprima agisce con meticolosità e pazienza scegliendo appunto caratteri tutti uguali. E poi, così, di punto in bianco, ritaglia e incolla le lettere miste, diverse dalle prime, diverse fra loro, piccolissime, grandi, creando un risultato
disomogeneo, totalmente differente rispetto alla prima parte della busta. Io, come vi ho detto, negli anni mi sono letteralmente incaponita nella ricerca della rivista che utilizzò il mostro. Perché? Perché quella lettera e i ritagli sono l'unica cosa che ci ha lasciato di sé. È l'unico dato certo. Non abbiamo altro materiale che possa fornirci una traccia o un indizio. Abbiamo solo questa. Ok? Nient'altro. Io mi sono sforzata per la ricerca di questa rivista perché volevo capire perché quei ritagli, volevo capire, e potevo farlo soltanto attraverso la rivista, i movimenti, l'approccio del mostro nel comporre la lettera anonima diretta a Silvia Della Monica. E dopo averla trovata, mi è subito apparsa anomala la scelta di ritagli delle pagine. Non sono mai riuscita a darmi una risposta quantomeno ammissibile. Sono stati Daniele Trinchieri e Francesco Amicone a sollecitare il mio approfondimento. Francesco e Daniele, senza avere a disposizione la rivista, mi hanno detto una cosa che non potevano sapere e che mi ha talmente colpita che la notte stessa ho cominciato a verificare ciò di cui mi stavano parlando, perché rispondeva perfettamente alle domande che mi ponevo da mesi. E tenete presente che io disponevo dell'intera rivista, loro no, ok? Francesco e Daniele a un certo punto mi hanno semplicemente detto: Valeria, a nostro avviso quelle pagine non furono scelte a caso. Facendomi intendere quindi che la scelta di tutte quelle pagine poteva avere un senso logico, seppur apparentemente incomprensibile. E capite bene che una scelta non casuale ma ponderata di ogni pagina poteva essere sì il motivo dell'utilizzo di ben 22 pagine anziché una o due, ok? Ci siamo? Cioè, nonostante anch'io mi fossi resa conto che utilizzare così tante pagine fosse anomalo o strano, non avevo mai considerato la possibilità che nell'italiare determinate parole mi potesse essere una scelta precisa. Io questa rivista la conosco a menadito da 15 mesi, so a memoria quali pagine e quali letterine ritagliò il mostro, ma non avevo mai pensato all'eventualità che ogni pagina potesse effettivamente, o eventualmente, racchiudere in sé un concetto da parte di chi inviò la missiva. Cioè, non mi ero mai soffermata ad analizzare cosa aveva descritto su quelle pagine di gente, di cosa parlassero e soprattutto cosa vi fosse sul retro di quelle pagine, di quei ritagli. Va da sé che fino a 2 mesi fa, anche se avessi approfondito, non sarei arrivata a nulla perché nulla sapevo di Zodiac. Francesco Amicone non disponeva della rivista, eppure a un certo punto mi ha chiesto: Valeria, per favore, puoi verificare se nelle pagine dettagliate dal mostro vengono indicati, trattati o menzionati gli elementi riconducibili a Zodiac? Cioè, chi li sapeva questi elementi? Cioè, io in quell'istante mi sono sentita come. Avete presente quando a scuola ci interrogavano, tu ti eri preparato di brutto, ma poi la prof ti chiedeva l'unica cosa che ti era sfuggita di studiare? Ecco, per intenderci, io proprio mi sono sentita così, colta in fallo. Io non sapevo niente di Zodiac. In tutti i messaggi che ho ricevuto da voi in questi mesi ho potuto dare un riscontro perché il materiale che posseggo lo conosco bene, ma su Zodiac non mi ero mai documentata. E quindi di quali elementi parlavano Francesco e Daniele? E così ho voluto approfondire. E signori, gli elementi e i concetti che mi hanno indicato Francesco e Daniele ci sono, e loro non potevano saperlo. Mi spiego? Tant'è che hanno chiesto conferma a me. Cioè, capite la situazione? Mi contattano due perfetti sconosciuti che non dispongono della rivista e quando io vado a verificare, riscontro esattamente quello che temevano. È stato proprio in quel frangente che mi sono detta: ma vuoi vedere che il motivo di ritagliare tutte quelle pagine anziché due che sarebbero state sufficienti
È stata una scelta non casuale, ma intenzionale. Ora, io voglio ribadire un fatto che per me è fondamentale. Abbiamo detto che cosa abbiamo a disposizione di certo, approvato, inconfutabile da parte del Mostro di Firenze? La lettera alla dottoressa Della Monica e la rivista che venne utilizzata. Su questo credo che siamo tutti d'accordo, ok? Bene, contestualmente di Zodiac cosa si ha di certo approvato e inconfutabile? Le sue dirette anonime. E badate, le lettere anonime di Zodiac non sono fantascienza, eh? Non si tratta di un film, di un'invenzione. Non è un'invenzione né di Amicone, né di Vecchione, né di nessun altro. Sono effettivamente state inviate dal serial killer americano. E sono reperti tuttora al vaglio dell'FBI, esattamente come la procura e la polizia scientifica all'epoca esaminarono la busta indirizzata a Silvia Della Monica e cercarono di identificare la rivista. Ok? Ecco, ma allora di fronte agli unici elementi certi, vale la pena di verificare eventuali attinenze fra i reperti fiorentini e quelli americani? Dal momento che qualcuno suggerisce questa probabilità, io ho ritenuto di sì. E questo è quello che è emerso. Ripeto, per l'ennesima volta, io vi espongo dati, né prove né accuse. Partiamo. Sarò breve, mi spiegherò in maniera semplicissima e comprensibile anche per chi del caso Zodiac sa poco e niente. Zodiac durante la sua carriera omicidiaria inviò sia a quotidiani che alle forze dell'ordine oltre 20 lettere. Non sono poche, eh? Cioè, voglio dire, dal momento che l'assassino inviò 2 dozzine di lettere, gli inquirenti studiarono necessariamente nel dettaglio cosa volesse esprimere Zodiac nelle sue missive. Cioè, non si tratta della lista della spesa sulla quale un assassino seriale butta appunti a caso. Cioè, queste lettere sono state analizzate, approfondite ed infatti da queste lettere sono stati presi in seria considerazione tutti i concetti chiave espressi da Zodiac. Peraltro si trattava di lettere di estrema sfida, di forte sfida. Zodiac più volte nelle sue missive non solo sfida gli inquirenti a decifrare messaggi difficili, messaggi in codice, che poi per fortuna sono stati tradotti da docenti ed esperti informatici, ma addirittura si prende gioco di loro, beffeggiandoli ed evidenziando da una parte la sua superiorità e dall'altra la totale incapacità della polizia nelle indagini e nell'acciuffarlo. Nelle lettere di Zodiac è chiaro questo concetto, palese. Io sono più bravo e più furbo di voi, voi non valete niente. Io sono invincibile, voi valete un fico secco. Ok? Quindi cosa appurarono polizia, investigatori, inquirenti da una parte e psichiatri anche dall'altra? Che Zodiac aveva cari 4 elementi, 4 concetti base. L'acqua, gli orologi, il paradiso e la data del 20 di dicembre. Ribadisco, questi dati non sono frutto di strane fantasie, questi elementi sono qui, qua, nero su bianco. Peraltro potete verificare voi stessi perché le lettere di Zodiac sono recuperabili online. E attenzione, non è che questi dati vennero dedotti o ipotizzati in modo strampalato, no. Non è che chi investigò sul caso tirò a indovinare, eh? No, no, fu proprio lo stesso Zodiac a fornire questi chiari riferimenti. Ma partiamo dal primo elemento, gli orologi. Beh, qua credo che possiamo essere tutti d'accordo nel constatare che Zodiac trasse il suo nome, il suo marchio di fabbrica proprio da questo, da un orologio. Vedete? Ingrandisco. Simbolo, abbiamo marca e simbolo che utilizza puntualmente nelle sue missive. E qui. Ora, prendere spunto da una marca di orologi e di fatto
crearsi un personaggio che si firmerà costantemente in tal modo è già di per sé un dato significativo perché denota l'attenzione particolare verso questo oggetto. Ok? Di sicuro Zodiac aveva una particolare predilezione verso l'orologio, altrimenti si sarebbe autodefinito in altro modo, magari, che so, col nome di un frigorifero. Ma vediamo la prima coincidenza rilevata sulla rivista utilizzata dal mostro. Ovviamente questa pagina, vista così, non dice nulla. Uno la guarda e dice, beh. Bene, il mostro da questa pagina ritagliò la lettera Z per comporre la parola Firenze sulla busta. Allora cosa succede? Succede che all'interno della rivista la lettera Z compare più di 20 volte, fra cui ben 2 volte a pagina 28, che è questa, pagina dalla quale il mostro ritagliò la lettera A e la lettera L di Albertazzi, ma non la Z. Perché? Voglio dire, ce l'hai lì e lì. Ce ne sono due. Lui invece no. Le tralascia a pie pari e ritaglia la Z 10 pagine dopo. Cioè, capite quando vi dico che il procedimento di questi ritagli è anomalo? Quindi lui ritaglia la Z da questa paginetta, ok? Il cui retro è la pubblicità degli orologi Zenith. Quindi, pur avendo a disposizione oltre 20 Z, fra cui ben due con una pagina che ha già utilizzato, lui ritaglia la Z da una pagina il cui retro è questa pubblicità, orologi Zenith. Lettera Z, Zodiac, orologi. Ripeto, è una coincidenza. Andiamo avanti. Ah, apro una parentesi, io sono riuscita a rilevare i ritagli effettuati dal mostro perché attraverso il retro dei ritagli che la polizia scientifica scollò nell'85 ho potuto verificare pezzettino per pezzettino tutte le lettere ritagliate. Vi assicuro che è stato un lavoro abominevole, ma che valeva, a mio parere, la pena di effettuare. Quindi andiamo avanti. Come detto, un altro elemento caro a Zodiac è il paradiso. Sì, proprio il paradiso, l'aldilà, la seconda vita, esattamente come Zodiac la definì nelle sue lettere. Perché fu lui stesso ad affermarlo chiaramente, ripeto, attraverso missive inviate a quotidiani inquirenti. Addirittura fu lui stesso a informare gli investigatori che il motivo per cui compiva i suoi delitti era il procacciamento di schiavi che lo avrebbero servito una volta arrivato in paradiso. Ve lo leggo testuale dal messaggio cifrato e decodificato arrivato appunto da Zodiac, tradotto ovviamente in lingua italiana. Mi piace uccidere le persone perché è molto divertente. È più divertente di uccidere animali selvaggi nella foresta, perché l'uomo è l'animale più pericoloso. Uccidere è un'esperienza eccitantissima, per me è persino meglio di venire con una ragazza. La parte migliore è che quando muoio rinascerò in paradiso e tutti quelli che avrò ucciso diventeranno miei schiavi. Non vi darò il mio nome perché cerchereste di rallentare o fermare la mia collezione di schiavi per la mia seconda vita. Quindi capite, Zodiac stesso confermò il motivo delirante, ovviamente, per cui uccideva, esprimendo un concetto per lui fondamentale, il paradiso, che anche in altre occasioni andrà a ribadire. Per esempio, questa è un'altra sua lettera anonima, abbastanza folcloristica, in cui però ancora una volta, vedete, esprime chiaramente il suo intento, collezionare schiavi, slaves, per la sua seconda vita, Paradise. Anche in altre occasioni ribadisce lo stesso concetto. Vedete, slaves, schiavi, paradise. Ma andiamo a vedere la rivista utilizzata dal mostro di Firenze. Allora, vi ricordate quando vi dicevo, quando vi proponevo, ma come mai per queste CA e questa E utilizza tre ritagli che non c'entrano nulla
con gli altri, di un carattere completamente differente. Li vedete? Che sono differenti rispetto agli altri. Voglio dire, all'interno della rivista la lettera C è presente oltre 50 volte, la A è presente oltre 140 volte e la E 112 volte e soprattutto sono presenti col suo carattere preferito e utilizzato per la quasi totalità della busta. Ma allora perché? Perché ha scelto quei ritagli? Ovvero, perché ha scelto quella pagina totalmente diversa? Ecco, la domanda corretta è questa, è perché ha scelto quella pagina? Che è questa? Cioè, potrebbe trattarsi di una scelta arbitraria. Però, signori, pensiamo davvero che il mostro di Firenze faceva cose a caso? No, e ce lo siamo sempre detti da anni, che questo soggetto era un calcolatore, uno attento, uno che difficilmente agiva a casaccio. Ok? Quindi per queste tre lettere che avrebbe potuto ricavare da decine di altre pagine, 140 a disposizione, lui sceglie questa. E anche in questo caso, scusate, bevo un goccio d'acqua. E anche in questo caso, chiunque potrebbe dire, beh, fermo restando però che come potete notare lo stile appunto dei caratteri di questa pubblicità non ha niente a che vedere con quello utilizzato dal mostro, con tanta precisione e devozione. Lui pizzica questa pagina in particolare, non se ne capisce il motivo. Almeno io non l'avevo percepito. Se non fosse che il retro di questa pagina è questa pagina. E cosa si scorge? Un trafiletto, ve lo ingrandisco, dal titolo Paradiso degli artisti. Ed il contenuto narra di un luogo paradisiaco sulle rive del fiume Verbano, cito testuale, Verbano, riposo di tante acque con la sua grazia flessuosa. Cioè, esattamente in corrispondenza del ritaglio effettuato, si legge, inoltre, chiamo questa regione del Lago Maggiore il paradiso terrestre. Ripeto, esattamente in corrispondenza del ritaglio effettuato dal mostro, si legge questa frase: chiamo questa regione del Lago Maggiore il paradiso terrestre. Ma ovviamente anche questa è una coincidenza. Ossia, parafrasando Amicone, la coincidenza sta nel fatto che il mostro sceglie inspiegabilmente dei caratteri completamente diversi ed una pagina il cui retro cita la parola paradiso più volte, che guarda caso è un elemento tanto caro a Zodiac. All'interno della rivista la C, la A e la E sono presenti ovunque, per cui francamente anch'io trovo anomalo che il mostro le abbia ritagliate da questa pagina in particolare, che niente ha a che vedere con le altre. Però, ripeto, è una seconda coincidenza. Peraltro, anche il fatto di ricavare solo lettere C, A, E da questa unica pagina è anomalo, a meno che l'intenzione non fosse, per esempio, un anagramma. C, A, E, anagrammato da Ace, che in inglese sta per asso, il migliore, l'imbattibile. Questa ovviamente è una mia mera supposizione. Ma andiamo avanti. Un altro elemento tanto caro a Zodiac è l'acqua e i suoi derivati. Peraltro, oltre al paradiso che vi ho appena evidenziato, la pagina trattava di laghi, acque, eccetera. Anche in questo caso è lui stesso a fornire diversi riscontri in tal senso, e non solo nelle sue lettere, perché di fatto in America notarono che tutti i luoghi degli agguati di Zodiac avevano un chiaro e netto riferimento all'acqua e suoi derivati, ossia laghi, sorgenti, fiumi. Quindi cosa succede? Che si accorsero proprio dei nomi dei luoghi in cui colpì Zodiac che l'elemento acqua era una costante. Zodiac uccide a Riverside, significa lungo fiume, uccide a Lake Herman Road, Lake Lago, uccide a Blue Rock Springs, Springs e sorgenti, Lake Berryessa, ancora lago, Washington Street, wash in inglese significa lavare ed è un derivato della parola acqua. E via discorrendo, perché
Ci sono tanti riferimenti, io non voglio tediarvi, spero mi crediate sulla parola, ma ripeto, sono tutti dati recuperabili online. In definitiva, in America individuarono che l'elemento acqua ricorreva regolarmente. Ovviamente non mi invento nulla, tutti i dati, i documenti sono, ripeto, facilmente recuperabili online e soprattutto non sono fantascienza, ma ahinoi, cruda realtà. Non solo, nelle lettere di Zodiac troviamo riferimento all'acqua in vari tratti. Per esempio, qui, I'm drowning. Please help me, I'm drowning. Per favore, aiutatemi, sto annegando. Oppure qui, I was swamped out by the rain. Sono stato sommerso dalla pioggia. Oppure, I shall listen to their pleas for water. Li ascolterò implorare per l'acqua, riferito alle sue vittime, purtroppo. Oppure, sorry, I've not written, but I wash my pen. Ho lavato la mia penna, con tanto di disegnino della penna. E via discorrendo, anche in questo caso i riferimenti sono diversi. E tanti sono i riferimenti sia all'acqua che a parole composte o derivate, come per esempio wash, che in inglese sta per lavare, oppure car wash o wash machine, che sta per lavatrice. Crimini, lettere, particolari che all'epoca ovviamente non sfuggirono affatto. Guardate questo particolare, che ovviamente tra i tanti fu notato. Guardate cosa sottolinea su questa busta. Ve lo ingrandisco. Zollak sottolinea inspiegabilmente, almeno all'apparenza di chi non ha avuto modo di approfondire gli elementi da lui indicati volutamente, sottolinea love, che guarda caso è particella di lavare. Io, signori, mi rendo conto che può sembrare tutto incredibile, ma questo materiale non è tratto da un film, non è fantascienza. Queste sono vere ed è tutto qui. Oltre al fatto che l'orologio Zodiac era rinomato per essere waterproof, ossia resistente all'acqua. La cosa che mi ha colpito in tutto questo, approfondendo il caso Zodiac e ancora prima negli anni quello relativo al mostro di Firenze, è questo dato indicato in un articolo del 1984. Vi leggo parte dell'articolo che ovviamente si riferiva al mostro di Firenze, una Zodiac. Ok. Un'altra costante che si ritrova in tutti i luoghi dei duplici omicidi è data dai corsi d'acqua. Perché l'acqua? L'acqua ha un suo significato simbolico e forse potrebbe ben attagliarsi al quadro psicologico dell'assassino. Ma ovviamente queste sono tutte coincidenze. Ad ogni modo, andiamo a vedere cosa ci dice la rivista utilizzata dal mostro a proposito dell'acqua. Il mostro per comporre la parola Firenze utilizza la lettera E, ovviamente, che ritaglia a pagina 36. E da quale parola la ricava? Eh sì, dalla parola acque. Cioè, attenzione, non dalla parola care che, come vedete, in sequenza arriva prima, no? Ma nemmeno da altre pagine o da pagine che ha già utilizzato e in cui la lettera E compare decine e decine di volte. No, lui è andato a pizzicare quella parola, la parola acque, quando vi sono oltre 100 parole da cui ricavare una E. La lettera E all'interno della rivista è presente 112 volte, 112. Oltretutto, anche in questo caso poteva ricavarla sempre dal nome di Albertazzi, dalla quale ha già ritagliato la A e la L. E perché non la E? C'è lì. Lui sceglie questa. Ma ovviamente anche questa
È una coincidenza. Ma veniamo ad un altro riferimento all'acqua o suoi derivati, perché parliamoci chiaro, è un dato di fatto che Zodiac avesse una vera e propria ossessione per questo elemento e parole, oggetti che derivassero dall'acqua. Ovviamente si sta parlando di una mente malata, all'interno della quale chissà che ragionamenti contorti vi saranno stati. Ma tant'è, forse è proprio il caso di dire, almeno questo è il caso di dire, che la realtà nella vicenda Zodiac ha ampiamente superato la fantasia. Ma andiamo avanti. Mostro di Firenze, per comporre il codice di avviamento postale, utilizza questa I che vedete cerchiata in rosso, che non solo è piccolissima, ma non ha niente a che vedere con gli altri caratteri. È proprio un ritaglio a sé, con caratteristiche proprie, totalmente differenti dagli altri ritagli. Faccio presente che la lettera I all'interno della rivista è presente 124 volte. Ossia, il mostro avrebbe potuto ritagliare una I praticamente ad ogni pagina della rivista, oltretutto utilizzando il suo font preferito. E invece da dove la pizzica? Da questa pagina. Questa è la pubblicità di un romanzo che, guarda caso, narra la storia dell'omicidio di una donna. Andiamo a vedere che cosa c'è dietro questa paginetta. La pubblicità di Ariel Lavatrice, al cui interno, peraltro, compare la parola acqua. Ok? Ovviamente questa è l'ennesima coincidenza. Però la domanda sorge spontanea, ma perché il mostro ha ritagliato una I da questa pagina quando in tutta la rivista ce ne sono un'infinità uguali e accanto ad altri ritagli già utilizzati? Cioè 124 I e va a pizzicare questa? Piccola, che non c'entra niente con il resto della busta? A me personalmente è corso l'obbligo di pormi queste domande e la risposta io la trovo nel retro di questa pagina. Signori, è palese che il mostro non scelse pagine a caso, palese. Perché se per ricavare la parola procura, ok, utilizzi le due R della parola morire, eh sì, per comporre la parola procura, il mostro ha utilizzato entrambe le R della parola morire. Quindi, entrambe le R di questa unica parola, quando la R è presente oltre 70 volte all'interno della rivista. Non può essere casuale. Mi spiego? Lui ha scelto appositamente la parola morire per comporre la parola procura. Così come, evidentemente, ha scelto accuratamente tutte le altre lettere ritagliate. Ok? È un caso? Cioè lui è per caso ha scelto questa parola per la parola procura? Può essere un caso che è finito su quella parola così, casualmente. L'ha scelta lui quella parola, la parola morire. Ok? Sempre secondo quanto sostiene Amicone, se per ricavare la B di Repubblica il mostro utilizzò questa pagina, ok? Sul cui retro compare a caratteri cubitali la parola America, otteniamo l'ennesima coincidenza. Nella rivista però la lettera B è presente oltre 25 volte e ancora una volta è presente nel nome di Albertazzi che il mostro ha utilizzato, ma niente, lui la pizzica laddove vi ho mostrato. Sempre parafrasando Amicone, se le pagine scelte dal mostro hanno in sé gli elementi che Zodiac tanto esaltava, è il caso di farsi due domande: orologi, paradiso, acqua. Per dovere di cronaca, peraltro, devo mostrarvi l'ennesima coincidenza.
Come sapete, a settembre dell'85, ossia in corrispondenza dell'invio della missiva alla dottoressa Della Monica, il povero Jean-Michel Cavicci venne trovato ricoperto da bidoni di vernice, come potete vedere da questa immagine che ho tratto da un video di Henry 62. E sul bidone è chiara la marca. Acqua Bell. Naturalmente, e lo ribadisco, si tratta di tante coincidenze. Ma non è finita. Abbiamo detto che un altro elemento tanto a caro a Zodiac è la data del 20 di dicembre. Il 20 dicembre del 68 Zodiac fece il suo esordio. Colpisce per la prima volta la sua prima coppietta appartata in auto. In occasione di un altro delitto che ha commesso sempre ai danni di una coppietta, ci tiene a precisare la data del suo esordio e la trascrive in maniera esplicita. Eccola qua, vedete? 12 è dicembre, 20 è il giorno, 68 è l'anno. Ma ancora, delle lettere inviate da Zodiac all'avvocato Melvin Belli. E sappiamo con certezza che quella lettera è autentica perché conteneva un pezzo di camicia di una vittima. Presenta un timbro, vedete, grosso come una casa, che recita 20 dicembre. Vedete? Oltretutto vorrei farvi notare un particolare di questo timbro. Lo vedete? Ve lo ingrandisco. CA sta per California, ma questo CA non vi ricorda niente? Cioè questo CA piazzato lì così, buttato lì così, non vi evoca qualcosa che conosciamo bene? Ad ogni modo, la data del 20 di dicembre è una costante che identifica Zodiac, primo delitto, timbro postale, scritte e probabilmente anche altri fattori che non sono stati appurato, non c'è stato modo di verificare purtroppo. Gli stessi inquirenti fecero comunque necessariamente caso a questo aspetto, a questa data in particolare che appunto ricorre più volte. Ma veniamo alla rivista. Allora, come sapete, la rivista che utilizzò il mostro è Gente numero 51 del 21 dicembre 1984. Ma attenzione, diversamente da quanto pensano in molti, e qui perdonatemi, devo aprire una parentesi. Vi prego, per favore, prima di divulgare dati non corretti su questa rivista, chiedete e vi sarà data risposta. Perché la rivista che utilizzò il mostro, il 21 dicembre non era già più in edicola. Eh sì, il 21 dicembre questa rivista non era più in edicola. Fu ritirata proprio nelle prime ore di quel giorno per dare spazio alla distribuzione del numero successivo, il numero 52. Per cui l'ultimo giorno in cui il numero di gente utilizzato dal mostro era in edicola era il 20 di dicembre. Ed è ovvio, considerato che la programmazione televisiva settimanale, come si evince chiaramente a pagina 130, va dal 14 al 20 di dicembre. Per cui ovviamente non è possibile che questo numero fosse in edicola il 21 dicembre, perché avrebbe voluto dire che Gente usciva in edicola il 21 dicembre con una programmazione televisiva vecchia quanto me. Ok? Ci siamo? In edicola questo numero era già disponibile dal 12 di dicembre. Come potete vedere dal timbro effettuato nell'84 dalla biblioteca. Il 21 dicembre in edicola c'era il numero 52 di Gente che copriva la programmazione televisiva della settimana dal 21 al 27 dicembre. Chiusa parentesi. Ora, sempre parafrasando Francesco Amicone, se il mostro avesse avuto intenzione di pizzicare una rivista, in questo caso Gente, in circolazione proprio il 20 di dicembre, poteva scegliere solo ed esclusivamente questo numero. Né il precedente né il successivo, solo questo.
Io per dovere di cronaca devo segnalare che il soggetto individuato da Francesco Ammicone è nato il 20 di dicembre. Bene, io per oggi ho terminato, almeno per oggi, per questa sera, perché vi anticipo che questo è solo l'inizio di un lavoro abnorme. Peraltro, se qualcuno, come mi è stato detto e proposto, vuole dare una mano concreta, ovviamente, da parte mia il ben accetto. Mi scuserete se ho rifiutato di intervenire in trasmissioni, video, pubblicazioni, se non faccio parte di blog e gruppi social ai quali mi avete tanto gentilmente invitata a far parte, ma io vi chiedo scusa, però vorrei totalmente allontanare da me, che non sono nessuno, qualsiasi dubbio sulle mie intenzioni. Io non sono in cerca di visibilità e popolarità, è ben altro quello che ricerco. Quindi per adesso vorrei solo concentrarmi sul mio lavoro. Mi scuso quindi ancora molto. Io vi ringrazio per l'attenzione che vorrete dedicarmi, insomma, se volete contattarmi potete fare un mio indirizzo email, Valeria Vecchione, trattino basso. Scusatemi, valeria-vecchione@yahoo.it. Scusatemi, impapino sempre sull'indirizzo email. Guarda un po'. Grazie, a presto.